62 era Ancona. Presidente, alla luce anche del dramma che ha colpito le Marche, che significato assume questa giornata qui a Macerata? I valori che abbiamo scritto nel titolo di questa giornata sul valore della dignità e il valore della solidarietà sono quelli che abbiamo scoperto con forza all'indomani di quella che possiamo definire la più grande tragedia delle Marche dopo il dopoguerra. Oltre le 50 vittime, oltre 30.000 sfollati, danni a cose, beni, a imprese, servizi, quindi veramente una catastrofe di grande proporzione. Ma questa ci ha permesso di ritrovare e riscoprire tutta la dignità dei marchigiani, di questo popolo orgoglioso, laborioso, che non si è lasciato andare, ha saputo reagire molto bene, e allo stesso tempo il valore della solidarietà come valore fondante della nostra comunità e di tutta quella che abbiamo potuto ricevere dalla Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco Nazionale, da tutti i corpi dello Stato, dai volontari che da tutte le regioni sono venuti a dare una mano, le altre regioni, le istituzioni, i comuni. È stata veramente un'enorme gara per portare un aiuto alle popolazioni colpite. Poter ripartire dalla dignità dei marchigiani, dalla solidarietà che abbiamo ricevuto, è il modo migliore per costruire quello che dobbiamo fare da qui ai prossimi mesi. Dare nella costruzione materiale risposta a questa dignità che i marchigiani hanno saputo rappresentare e a tutta la solidarietà che abbiamo ricevuto.